Ciao a tutti, oggi vi farò vedere un tutorial su tutti i miei smalti. Iniziamo dalle decorazioni. Qua ci sono tutti i pennelli, abbastanza rovinati alcuni. Poi qua ci sono tutte le brillantini, questo qua è un viola però non si vede molto bene, un rosa, un bianco, un argentato, sembra verde comunque, un argento, un rosso, sembra fucsia però è rosso, un arancione scuro, un arancione più chiaro, una specie di strass un pochino più piccoli blu, brillantini blu, sono spettacolari, brillantini rosa, stupendissimo proprio, e brillantini bianchi. Poi ne ho altri, però questi sono limette, brillantino azzurro, brillantino verde scuro, brillantino lilla, brillantino nero che è molto scuro e molto fico, scusate per il termine, brillantino dorato che io amo, stupendi. Poi ho altri brillantini, sempre strass, questi sono arancioni, brillantini invece brillantini normali rossi, brillantine strass bianche e rosa, brillantine strass gialle, brillantini strass argentati e brillantini strass viola. Con le decorazioni finite. Ora i smalti. Allora, questi qua sono tutti gli smalti e li farò vedere uno per uno. Nella prima scatola c'è uno smalto della Yes Love color 25 arancione, uno dorato meraviglioso proprio della, non riesco a leggere il numero e non c'è il numero, non so, vabbè, comunque è dorato, smalto a punta fina rosso, un colore della marca Arcobaleno gialla, miele, colore miele, un colore blu, ho staccato l'etichetta, questo qua è una marca, non è una marca molto conosciuta in Italia, infatti non è italiana, è straniera, bianco a punta fina, vedete? Questo qua era un bianco, poi siccome c'è una roba, poi ci ho messo un pochino di smalto rosso, è diventato un rosa della marca Lostin, comunque questa marca. Poi un smalto rosso sempre dell'Arcobaleno, un smalto dorato era marroncino della, non riesco a leggere la marca, questo smalto marroncino della Yessi, un Love Yes giallo, uno smalto sempre della Love Yes con dei riflessi viola, tutto viola con dei riflessi più chiari, sempre della Love Yes,
coloro 433, quell'altro era un color 243. Poi questi smalti molto, con tutti i brillantini, non ve li consiglio. Smalti piccolini della VS per fare il French manicure, un rosa. Poi questo è dell'Arianna, bellissimo perlato. Uno smalto rosa, uno smalto bianco, uno smalto della Gracie della scura scura, uno smalto della Crystal molto bellissimo, viola con dei brillantini, uno smalto rosso della VS Color 210. Uno smalto blu celeste CR, altri fancy manicure la VS bianco color 1. Questo qua invece è quello dei riflessi Shine Tits, non so come si pronuncia, della Deborah viola, quello con la calamità. Infatti ecco la calamita, un definiteco per Halloween rosse, però non si vedono bene perché la telecamera non è molto buona, comunque sono rosse con dei, sono carinissime comunque. Altro smalto che non vi consiglio, sempre uguale a quell'altro, rosso, smalto trasparente, sempre French Manicure Yes Lab. Pennellino a ventaglio, molto grosso. L'arcobaleno, questo qua è stupendo, di brillantini blu. Della Gracie, arancioni. Della Gracie, grigi sempre, però questo qua è grigio. Dell'arcobaleno giallo. Questo qua non so di che marca è. Comunque è un viola brillantinato, della Gracie celeste, della Gracie verde metallizzata. Questo qua è lo smalto crack, sempre in italiano. E per finire lo smalto lilla. Ciao a tutti ragazzi, questo era il mio video tutorial, alla prossima!